Questo programma è offerto da Gradisce signore. Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Champagne, signore. Oggi da Villa Guicciardini voliamo in Francia col pensiero e con un piatto. Cosa si va a fare? Si va a preparare croque madame e monsieur, tipico piatto che servono nei bistrot parigini, in questi bar dove fanno da mangiare. I francesi mangiano questo toast e è buono da servire per una cena, anche una ora d'estate, una cena in terrazzo. Lo preparate anche se c'è da accendere il forno, 448 e via, abbinato a una bella macedonia avete fatto la vostra cena. Quindi ci occorrono del pane da toast, dell'emmental grattugiato, della besciamel, questa la preparate in anticipo, del prosciutto cotto per il croque monsieur, mentre per il croque madame occorrono delle uova. Quindi procediamo, si prende tutto il nostro pane e si spalma le fette, si prepara prima il croque monsieur che va in forno e poi si fa nella padella, si fa il madame. Sono quei piattini, via, e ci hanno rubato tutto, francesi, ci si è portato tutto noi, ora si piglia che cosa noi, sono egoisti. Allora, si prende del burro fuso e vado a spennellare le fette di pan carré. Lo fate sciogliere un attimo, così. Ecco qua. Poi mettete la besciamella, così. Una fetta di prosciutto cotto, poi si prende l'emmental, un bel pezzicottone. Si gira così, anche questo, accompagnato con una bella insalatina fresca e una bella macedonia, è una cena veloce. Ho preso questa tegliona del Coleschi e vado a finire di mettere questo perché poi lo vado a mettere in forno. Cosa si fa? Si prende altra besciamel, si spalma sopra così,
e si prende ancora Emmental, si mette sopra così. E si va a mettere in forno a 180 gradi, 200 gradi per 10 minuti. Quindi è una cosa che potrete preparare in anticipo e appena è l'ora di infornare lo fate. Ora prepariamo i madame. I madame non ci vuole la besciamella. Si prende il prosciutto cotto, si spalma ancora più burro, bene bene, così. Ops. Oh. Si prende il prosciutto cotto, questo, l'emmental, e mentre quelli in forno cuociono, questi sono pronti e si vanno a fare in padella. Ecco qua. Allora, si prende una padella così, ci si mette un pochino di burro. Si fa scaldare e si mette anche nell'altra padella perché ci si va a fare le uova. E qui siamo a posto. Qui si fa le uova, occhio di bue, e qui si mettono a fare i toast. Si prendono i toast, si mettono qui, si accende anche quest'altra per fare gli uovini. Eccoli qua, due. Uno, sette, due, eccoli qua. Questi si girano. Ora no, si fanno dorare da tutte e due le parti. Metto un po' di sale. E l'uovo. Così. Controllo, sta
fanno per sono per essere pronti e intanto si impiatta questi, si mettono così, così e tolgo la teglia. Ecco qua, si prende l'uovino, si fa finire di cuocere l'uovino per benino e ci sarà adagia sopra al toast. Mi voglio schionare, aspetto un minutino. Ecco qua. Uno. Due. Sentite, un po' di pepino ci si mette bene sopra, ci sta bene, io dico questo qui. Controllo e vanno dorati un attimino, però vanno dorati di più, però il formaggio se sciolto insieme alla besciamella e io li vado a togliere. Voi teneteli un po' di più fino a che non si sono dorati sopra, se no vai, aspettiamo qualche minuto e ci si vede fra qualche minuto quando sono dorati. Mi sa che è pronto, che sono hanno preso colorino, sono belli croccantini, guardate qui, oppla, eccoli qua. Si prende e si mettono belli fumantini sopra e croccantini. Eccoci qua, ragazzi. Brucia. Pronti per andare in tavola. Guardate, ve l'ho detto, con una bella macedonina di frutta. Ho andato allo spaccio dell'orto in via della Robbia 1 a Prato e c'ha della frutta buonissima. Fate una bella macedonia, una bella insalatina, ci sta bene, o pinzimonia. E questi qui, che vi volete di più dalla vita? Io ora scappo perché, come voi sapete, io devo assaggiare quello che faccio. E dove lo assaggio? A tavola! Tutti, Ciao! Buon appetito, a domani! Ciao! Il programma è stato offerto da Gradisce Signore. Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Champagne, signore.